Operazione musicale gastronomica, quella del Marricrio Rock Fest e del Sicily Food Festival, riuscita. Un crescendo di pure emozioni, divertimento e partecipazione che ha reso protagonisti tutti i presenti. Questo è quanto si evince dall'appena trascorsa 3 giorni che dal 6 all'8 settembre ha visto riversare migliaia di persone tra Piazza Garibaldi e Corso Umberto I a Caltanissetta per godere di serate all'insegna delle eccellenze gastronomiche e della buona musica. Sebbene i dati riguardanti la quantità dei partecipanti all'evento siano ancora ufficiosi, si parla di circa 15.000 presenze nella sola serata finale, come ribadisce il sindaco Roberto Gambino. È andata benissimo, sono state 3 serate impressionanti per Caltanissetta con numeri da brivido. Noi pensiamo che arriveremo a 15.000 persone totali, perché poco fa mi sono informato con il responsabile della sicurezza che ha contezza dei numeri e avrò la conferma domani mattina. La serata finale vedrà i Tinturia a fare un concerto straordinario, il Sicily Food è pronto per accogliervi e diciamo è la manifestazione riuscita alla grande e ho notato, tutti quanti abbiamo notato insieme, un grande senso di positività da parte dei miei concittadini e la voglia di ripartire, fare ripartire questa città. Abbiamo una grande occasione, non sprechiamola, grazie. La prima edizione del Marricrio Rock Fest durante le 3 serate ha visto alternare sul palco i Babylon Suite e Notte Fonda, eleganti e travolgenti, Miele dalla voce rock intensa e graffiante in una formazione inedita insieme al cantautore Sergio Zaffarano e alla violinista Laura Gallo, i Reggaeton Family e la selezione musicale di DJ Extra Large. Proprio ieri, 8 settembre, il gran finale con Lello Analfino e i Tinturia che hanno conquistato il pubblico.